Ciao ragazzi e benvenuti su Gusty of Drums. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, vi voglio sfidare. Ma in realtà voglio sfidare anche me stesso e adesso vi spiego tutto come funziona, vi spiego tutto, perché è una roba molto 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 interessante, è una roba che può far bene a tutti. A me, per primo, a chi ha cominciato a suonare la batteria da pochissimo, una settimana, due giorni, a chi suona la batteria da 30 anni, cioè funziona per tutti questa sfida personale, questa sfida mia con voi, questa sfida vostra con me. Adesso vi spiego come funziona, ma prima sì. In pratica, perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché mi è venuta in mente questa sfida? Come avete visto dalla copertina del video, questa sfida 5 su 7. Che cos'è 5 su 7? 5 su 7 significa 5 giorni su 7. Riuscire a studiare, riuscire a suonare una certa cosa 5 giorni su 7. Perché questo? Perché in pratica qualche giorno fa ho per caso preso in mano, visto un PDF che ho tra i PDF, poi adesso mi comprerò anche il libro perché a me le cose che faccio mi piace averle, e vi consiglio di comprare i libri che andate a studiare, perché è importante li studiate anche più volentieri. Comunque, ho visto il PDF del libro Master Study di Gio Morello, che è un libro pazzesco, è uno dei libri più fighi di tecnica che esistano. Guardando questo libro ho detto: cacchio, a me piacerebbe tantissimo fare quel libro, però il fatto è che adesso io, come anche tanti di voi, lavorando diventa difficile. Poi io per fortuna faccio il musicista di lavoro, però comunque il fatto di fare video, il fatto di dare lezioni, il fatto di andare a suonare live non mi permette di avere così tanto tempo per studiare, anzi in realtà molto poco. In pratica, come funziona e com'è la sfida? La sfida è riuscire a suonare mezz'ora tutti i giorni un certo libro, non ovviamente tutto il libro, ma andare avanti col libro e cercare di farlo tutto. Questa è la sfida che vi voglio proporre oggi. Dopo poi vi spiego bene tutto come funziona, perché ho anche dei fogli, degli schemi che poi ci sono qui sotto in descrizione, scaricabili per voi, per riuscire a fare la stessa cosa che voglio fare io in questo momento. Praticamente noi scegliamo una pagina, due pagine, mezza pagina del nostro libro che vogliamo suonare, che non deve essere Master Study ma può essere diverso per chiunque, e andiamo a fare per 5 giorni a settimana questa pagina, questa metà pagina, queste due pagine. Poi dipende ovviamente da libro a libro. Io ad esempio ho deciso di prendermi i primi 15 esercizi del Master Study, poi dopo averlo fatto per 5 volte in una settimana, la settimana dopo dovrò di nuovo studiare altre 5 volte e non farò più questi esercizi qua, ma andrò a fare i 15 successivi, quindi dall'esercizio 16 all'esercizio 30, e poi andrò avanti così. Non è detto che si debbano fare 15 esercizi per forza, ma io ho deciso di fare in questo modo. Perché? Perché ad esempio questi esercizi che ho fatto io si possono fare in due modi diversi: farli come sono scritti oppure farli con un'interpretazione diversa. Non sto a farveli vedere, tanto per me è questa cosa qua, poi ognuno decide come fare la propria sfida. Essendo mezz'ora il mio tempo, 15 esercizi sono perfetti, perché io posso fare i 15 esercizi fatti nel modo normale come scritto, un minuto per ogni esercizio, quindi vado a coprire metà del tempo, 15 minuti. Poi vado di nuovo a fare gli stessi 15 esercizi per altri 15 minuti, un minuto esercizio, ma con l'altra interpretazione. In questo modo sono sicuro di fare mezz'ora perfetta. Dopo aver fatto questo, chiudo, metto via il libro e il giorno dopo rifaccio la stessa cosa. Questa è l'idea. Quindi, mo vi spiego tutto come funziona il grafico, che grafico? La tabella che vi ho fatto. E però lasciatemi dire questa cosa: prendete un libro che non siete mai riusciti a fare ma avreste sempre voluto fare, non per forza di tecnica, di qualsiasi cosa, e dedicateci anche solo mezz'oretta al giorno, ma con costanza. Questo funziona molto meglio che farlo una volta ogni tanto per tantissimo. Mezz'oretta al giorno fatto una settimana, che poi in realtà fa 5 giorni su 7, vuol dire un'ora, due ore, due ore e mezza in tutto. È molto meglio che farlo una volta a settimana per 4 ore. È vero che 4 ore sono più di 2 ore e mezza, ma l'avete fatto una volta sola in una settimana, non funziona tanto bene. Dobbiamo pian pianino abituare i nostri muscoli, i nostri polsi, la nostra coordinazione, poi dipende da che libro scegliete, a lavorare. E il modo migliore per abituare il nostro corpo
è quello di fare pian pianino, poco tutti i giorni. Ovviamente poi io vi ho detto mezz'ora, però se riuscite e siete tranquilli di riuscire a fare un'ora per 5 volte in tutta la settimana quel metodo o quegli esercizi che vi prefissate, allora fatelo per un'ora. Se non avete tempo, mezz'ora è troppo, fate un quarto d'ora, 10 minuti, però in quei 10 minuti, in quei 5 minuti, in quell'ora, in quelle 8 ore che volete fare quel metodo, dovete essere lì e dovete impegnarvi per farlo 5 volte a settimana. Il modo però per riuscire ad essere costanti in questa sfida, il modo per riuscire a migliorare veramente, è quello di segnarsi tutti i miglioramenti, tutte le cose che si fanno. Proprio per questo, come vi ho detto prima, ho deciso di fare questa tabella. Come vedete, no, non è vero, questa tabella è già scritta. Perché? Perché io ho già cominciato la mia sfida, cioè il fatto di fare il video mi è venuto in mente dopo che ho cominciato. Ho detto, vediamo se anche loro hanno voglia di seguirmi. Quindi, come funziona? In pratica, in tutte e due questi fogli c'è scritta la stessa cosa, solo che semplicemente questo è il primo foglio in cui andiamo a segnare anche il metodo e il minutaggio giornaliero. Come vedete ho scritto molto male, Master Study di Gio Morello, minutaggio giornaliero deve essere 30 minuti, e poi qui sotto ci sono tutte le robe che vi spiego adesso. Questa è la stessa cosa, ovviamente senza scrivere il metodo perché già lo sappiamo, ma sono poi le pagine successive. Perché? Perché in ogni foglio abbiamo più o meno una trentina di spazi, ma questi metodi dobbiamo farli più di 30 volte, più di 30 giorni, e poi ci serviranno tanti spazi, ci serviranno tante pagine. Quindi in pratica che cosa dovete segnarvi? Per prima cosa dovete segnarvi la data, quindi l'anno, il mese e il giorno. Come vedete l'anno lo scrivete una volta, poi non dovete più andare avanti, il mese uguale, e poi tanto avete tutti i giorni. Qui invece avete scritte le pagine e gli esercizi. Io ad esempio ho fatto pagina 7-8 del Master Study, gli esercizi dall'1 al 15, quindi ho segnato pagina, esercizi, eccetera eccetera. Andiamo a vedere i miglioramenti. Come potete vedere qui, però, per il giorno 4 io ho scritto due diverse velocità. Perché? Perché, come vi ho detto, questo esercizio poteva essere fatto in due modi diversi, non riuscivo a fare questi esercizi alla stessa velocità, quindi ho deciso di fare due spazi. Semplicemente ho detto, i primi esercizi li ho fatti a 90, gli altri esercizi li ho fatti a 45. Poi nelle note qui in fondo, vado già in fondo, ho scritto che la prima parte è da suonare come scritta, la seconda parte invece è da suonare con l'interpretazione a colpi singoli, perché è un'interpretazione che usa colpi singoli. Per ogni giorno, se volete fare anche, che ne so, lo stesso esercizio per tre volte fatto in modi diversi, potete scrivervi il giorno e poi scrivervi tutti e tre le possibilità in righe diverse. Non è che dovete fare per forza ogni giorno una riga sola, perché se no non funziona. Gestitevelo anche un po' voi come vi è comodo. Oltre questo, una cosa super importante oltre alle velocità è questa colonnina qua. Questa colonnina qua ha freccia giù, freccia su o uguale, che significa cosa faccio la prossima volta. Aumento il metronomo, lo suono di nuovo allo stesso metronomo o vado giù, perché dipende da come è andata il giorno prima. Quindi se il giorno prima è stato tutto super semplice, allora aumenterete la velocità. Se avete fatto fatica ma ce l'avete fatta, terrete magari uguale. Invece se avete fatto una fatica pazzesca, scenderete di velocità. Non preoccupatevi se succedono queste cose, soprattutto all'inizio, perché le prime volte, i primi giorni, bisogna un po' anche provare le velocità. E importante, non partite a velocità limite, perché magari un esercizio che, come nel mio caso, dobbiamo fare per 15 minuti. Quindi se partiamo a una velocità che all'inizio riusciamo a tenere ma dopo non ce la facciamo più, diventa un po' difficile. Partite un po' più bassi, così almeno riuscite a mantenere la stessa velocità per tutti i 15 minuti. Ultima colonna, perché quella delle note già ve l'ho spiegata, è 5 su 7. A che giorno sei? Vi ho scritto perché? Perché almeno potrete segnare a quale giorno siete dell'esercizio. Nel senso, se oggi ho cominciato a fare dall'1 al 15 del Master Study, oggi è il giorno 1, poi lo farò per altri 5 giorni, quindi giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4. Come potete vedere, il giorno 4 ho scritto che era il mio primo giorno di Master Study, il giorno 5 ho scritto che era il mio secondo giorno di Master Study. Quindi nel momento in cui arriverò a scrivere giorno 5 di 7, allora poi potrò cambiare esercizio, quindi andare ai 15 esercizi successivi, come vi dicevo, per farvi un esempio. Quindi quando sarà ai 15 giorni successivi, allora qui ripartirò con scrivere 1 2 3 4 5, poi cambierò di nuovo andando avanti così. So che sembra una cosa stupida, ma vi assicuro che dopo 10 15 20 giorni che studiate non vi ricordate più a che giorno siete. Quindi dicevate, forse ieri ho fatto per il quarto giorno, forse era il terzo. Poi ovviamente se vi dimenticate e lo fate 6 volte anziché
anche 5, va bene, anzi meglio, perché l'avete fatto una volta in più. Però non ostinatevi a fare una cosa 150 volte, perché sennò vi rompete le scatole. Se fate l'esercizio per un mese, sempre lo stesso esercizio, vi rompete le scatole. È vero che funziona fare tante volte lo stesso esercizio, ma se vi rompete le scatole dopo un mese, smettete. Invece, se pian pianino cambiate esercizi, se ogni 5 giorni cambiate esercizi, avrete sempre degli stimoli in più e non vi preoccupate a dire cacchio, non ho più fatto i primi 15 esercizi, perché tanto andando avanti col metodo riprenderete sempre un po' le prime cose, tutto serve sempre a tutto, quindi non preoccupatevi per quello, andate avanti col metodo e cercate di andare pian pianino fino alla fine, non abbiate fretta, non abbiate fretta. Quindi ragazzi, con questo direi che vi ho spiegato tutto, vi ho fatto vedere anche tutte le tabelle come funzionano. In realtà è molto semplice, una tabella che mi sono fatto io, cioè giusto per capire i miglioramenti eccetera eccetera eccetera. La cosa che mi piacerebbe è che ci spronassimo a vicenda, nel senso, fatemi vedere su Instagram ad esempio i vostri miglioramenti, nel senso, se decidete di accettare questa sfida, fate delle storie in cui mi fate vedere i miglioramenti, in cui mi dite quello che avete deciso, in cui mi dite a che velocità fate un certo esercizio, quale metodo avete scelto, perché avete scelto quel metodo, spiegatemi un po' di cose e io farò la stessa cosa con voi. Pian pianino cercherò ogni giorno in cui studio Master Study di farvi vedere che lo sto facendo. Se per caso vedete che in un posto, dovete rompermi le scatole perché sto perdendo la sfida. Quindi mi raccomando, rompetemi le scatole, io romperò anche le scatole a voi. Se accettate la sfida, occhio, perché vi romperò le scatole che dovrete studiare. Quindi mi raccomando, decidete se accettare o meno la sfida. Ma se accettate la sfida, non ve ne pentirete. Tra un mese, tra un mese e mezzo, vedrete i risultati. Tranquillo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. We'll be right back.